Con questo tempo non partirà nessun aereo. Ci sono 1 milione di persone bloccate in aeroporto. È la vigilia domani. Che cosa vuoi per Natale? Una borsa di Burberry. Tutta l'area riservata ai voli privati è stata chiusa. Ma così dovremo attraversare il terminal e i controlli di sicurezza. Non so se è il caso di... Mi dispiace. Allora, che cosa vuoi per Natale? Voglio una borsa di Chanel e un iPhone. Sai che una borsa di Chanel costa 20.000 corone? Sì. E se io ti dicessi di no? Babbo Natale non può dire di no. Buon Natale un c***o. Deve fare quella fila. Io non volo mai in economy. Beh, oggi sì. Hai preso tutto? Perché mi devo sempre occupare io di tutto? È una letterina? Sto cercando di capire che cosa regalare a mio padre. Mio figlio ha un'operazione domani a New York. Tutti i voli sono sospesi al momento. Lei è quel pianista. Non ne parlano molto bene. Sono felice che nessuno venga qui a criticare la mia birra. Mi serve un taxi. Vede laggiù. La pagherò 100 volte di più di chiunque si trovi in quella fila. Ciao, vorrei esprimere un desiderio. Cosa vuoi che non costi quanto il fondo petrolifero norvegese? Vorrei che la mia mamma e il mio papà smettessero di litigare. E per quali motivi litigano? Penso che siano delusi. La vita non è andata come si aspettavano. È bloccata. Uno di noi deve spingerla. Mi sento sempre gli occhi di tutti addosso. Sembra di essere sotto sorveglianza. Cos'è per lei il Natale? Il Natale non è aprire i regali, ma aprire il proprio cuore. 1, 2, 3. E invece, secondo me, può succedere qualunque cosa. Nuove strade da percorrere, nuove direzioni da seguire. Tutto possibile. Ogni cosa. Chi viene sorpreso a fumare viene cacciato dall'aeroporto. La cosa non mi sorprende.